Grazie, grazie dell'invito. Mi sentite? Non so se il microfono funzionava un attimo fa. Adesso rifunziona? Non rifunziona. Secondo me mi sentono anche così. Dico bene? Io comincio. Allora, tanto per distinguere, io comincio dicendo una cosa banale, e cioè che viviamo in un'epoca di sovrabbondanza della comunicazione, l'hanno detto in tanti. Ci sono delle reazioni anche più o meno pittoresche, per esempio negli ultimi mesi si è diffusa dagli Stati Uniti anche qui la moda dei quiet parties, cioè si va in un locale, si paga e si sta zitti. Allora, questa però della sovrabbondanza dei flussi di comunicazione, che è una tematica insomma, appunto, importante, discussa, non è quello che io voglio focalizzare oggi. Voglio occuparmi di un'altra sovrabbondanza e parlerò dunque dell'espansione del termine di comunicazione, dell'etichetta di comunicazione, della quale è in atto, si può dire, penso di poter dire, uno straripamento su diversi fronti. Io vorrei analizzarlo su due fronti in particolare, il fronte che ci sono stati suggeriti dal temario di questa giornata, il fronte del rapporto fra comunicazione e informazione, da un lato, e parlerò in particolare dell'informazione televisiva, e poi, molto più in breve, in conclusione, il fronte del rapporto fra comunicazione e formazione. Allora, apriamo il primo fronte, prendiamo una dichiarazione, spero di non essere cacciato adesso come Doctorow, a cui hai alluso prima, una dichiarazione dell'attuale Presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di fine d'anno che andò in onda in diretta su Rai 1, ricorderete, il 23 dicembre. La tesi era il governo lavora bene, ma gli italiani non glielo riconoscono abbastanza, citazione. Ipsissima verba, ma è difficile portare la croce e cantare insieme. Ecco, noi probabilmente non abbiamo fatto comunicazione abbastanza bene. Fine della citazione. Allora, comunicazione qui sta in uno dei significati che, se guardate lo Zingarelli, non stanno ancora nei dizionari correnti dell'italiano, ma è uno dei significati che sono più, diciamo, prominenti in realtà nel discorso pubblico oggigiorno. Comunicazione al pubblico da parte di un'azienda, abbiamo sentito, è tecnicamente pubblicità o promozione, e dunque in quest'uso di comunicazione c'è uno slittamento da comunicazione pubblicitaria o promozionale, si passa a comunicazione tout court, dunque il governo non ha fatto abbastanza pubblicità o promozione, ma poiché parliamo di politica, e dunque di una pubblicità promozione che serve ad un obiettivo politico, la conquista del consenso, allora da comunicazione, passando per pubblicità, propaganda, si arriva, scusate, per pubblicità, promozione, si arriva a propaganda. Dunque, comunicazione uguale propaganda. Allora, dietro quest'uso del termine comunicazione da parte del detentore del potere esecutivo sta una concezione, c'è cioè una concezione dietro, non è un uso casuale, una concezione che è alternativa a quella della moderna democrazia, che, come si sa, sorge dall'illuminismo, insomma, la democrazia moderna, ci sono i tre poteri, no? La distinzione tra i poteri, e poi c'è il quarto potere, potere dell'informazione, cosiddetto quarto potere. E anche il giornalismo moderno, non a caso, nasce nello stesso humus, no? Nasce da quella che Jürgen Habermas, di cui oggi ricorre il 75esimo compleanno, e di cui in questi giorni esce proprio, pensavo mentre ci introduceva Salvatore Settis, un libro dal titolo Riesce, sono saggi, insomma, Verità e giustificazione, che Habermas chiamò nel 62 la sfera pubblica borghese, no? Nella sfera pubblica l'informazione giornalistica riferisce sugli eventi, in particolare gli eventi politici, e aiuta con questo la formazione dell'opinione pubblica. Allora, che succede? Chi governa, governa, chi fa informazione, detiene il quarto potere, informa l'opinione pubblica e poi questa deve decidere. Invece, dietro l'uso di comunicazione da parte dell'attuale Presidente del Consiglio, in questa citazione che ho appena fatto, c'è un'altra visione. Qui è il governo che detiene il potere di far sapere ai cittadini che cosa ha fatto e come. In questa visione non c'è spazio per una istanza indipendente, per il quarto potere, una visione appunto alternativa a quella illuministica. C'è non l'informazione indipendente, c'è la comunicazione dell'esecutivo, cioè la propaganda, secondo l'equazione che abbiamo costruito prima. E l'organo di informazione in quest'ottica, in questa visione, che cos'è? Citazione? Non è, ma deve essere, un pianoforte sul quale il governo possa suonare. Fine della citazione, tratta da un articolo apparso non sul giornale, ma sulla Rhein-Mainische Volkszeitung il 16 marzo 1933. Sapete che c'è stata una svolta in quell'anno in Germania,
grandi riforme istituzionali, una di queste fu l'istituzione del Ministero per l'Illuminazione del Popolo e la Propaganda, e c'è una legge del 1933, la cosiddetto in tedesco Schriftleitergesetz, che rendeva tutti i giornalisti dipendenti pubblici, sottoposti al potere gerarchico e disciplinare anche del ministero citato, il ministero del dottor Paul Josef Goebbels. E appunto, spero adesso di non fare la fine di dottoro. Passiamo ad altro. Questa era l'ottica del potere, l'ha detto bene Toscani, è il potere che guida la comunicazione pubblica e l'ha sempre fatto. Cosa ne pensano? Poiché un'informazione ce l'abbiamo, insomma siamo ormai nel 2000, il 700 è passato, dovrebbe aver lasciato i suoi frutti. Cosa ne pensano gli operatori del settore? Allora, in Italia, oggi, in RAI, l'ideologia è esattamente la stessa, è l'ideologia della comunicazione, pianoforte. Un esempio, tastiera, no? Dove il governo deve poter suonare. Il 23 marzo scorso, un alto funzionario RAI tiene una conferenza in una università italiana, il titolo è Comunicare il territorio, tra l'altro anche delle risonanze religiose, su cui qui adesso non mi soffermo. Allora, vi si magnifica la TV e il TG, si dice che il variopinto TG di oggi è tutta un'altra cosa rispetto al grigio notiziario di una volta. In pratica viene delineata per l'informazione televisiva italiana odierna una sorta di evoluzione della specie, il TG1 è quello verso dove noi tutti tendiamo, in particolare la TV italiana. E ovviamente non manca anche la difesa d'ufficio contro un'obiezione spesso rivolta, insomma, ai mezzi di informazione, quella, in particolare televisivi, quella sul potere manipolativo della TV. Allora è indicativo vedere, se poi volete il nome nella discussione ve lo do, insomma, per ora analizzo la forma, vedere l'argomento che viene usato. Dice il giornalista, l'alto funzionario Rai, anzi, contrariamente a quello che si crede, non è vero che la TV disponga di un potere informativo assoluto. Prova le ultime elezioni spagnole, marzo scorso. Dopo gli attentati di Madrid, la gente non ha votato come voleva il governo, perché? Perché il governo non è riuscito a comunicare la sua versione. Allora, il fatto che il governo non sia riuscito a comunicare la versione a sé più favorevole, con le note vicende, insomma, che sappiamo, di manipolazione, appunto, è citato questo fatto come prova della non esistenza di un potere informativo assoluto. Vedete che sono interscambiabili, informazione e comunicazione nel senso di propaganda si usano interscambiabilmente. Allora, facciamo adesso sulla falsariga, appunto, di quel lavoro recente che Settis ha avuto la bontà di citare, un piccolo esercizio di analisi retorica per vedere come viene suonata nell'Italia di oggi questa tastiera, in particolare quella del TG1. Allora, un primo fatto da notare è che ci sono tendenze planetarie su questo fronte, cioè la bibliografia massmediologica nota che le news di tutto il mondo tendono ad una drammatizzazione, ad una emozionalizzazione o patetizzazione e ad una, termine orrendo, ma io non sono un purista, ficzionalizzazione. Perché? Beh, insomma, per la natura stessa del mezzo, la TV richiede uno spettatore, quindi c'è un piano inclinato verso la spettacolarizzazione nei fatti. In questo panorama condiviso, tuttavia, il TG italiano si distingue. È un'esperienza che, insomma, abbiamo tutti quanti. Due osservazioni banalissime. Da nessuna parte, chi ha esperienza lo sa, insomma, che esperienza è un po' di media internazionali, da nessuna parte nel mondo c'è un tale affollarsi di interviste, per esempio, ai parenti delle vittime, in cui non si dà notizia dell'evento luttuoso, ma si dice al parente, mi dica il più bel ricordo dello scomparso, e tutti a dire, ah, era un caro ragazzo, amava la vita, tutti a dire, che notizia, non si sa, insomma, quale sia il valore informativo. E questo va nel senso della teatralizzazione, come anche va nel senso della teatralizzazione la presenza massiccia nel TG italiano di dichiarazioni in video di politici. Non interviste, che pure ce ne sono tante, ma proprio dichiarazioni in cui il politico svolge un suo discorso. Allora, dunque, questo succede un po' in tutto il mondo, la teatralizzazione, in Italia però succede in misura maggiore, e se è così, argomento appunto in questo lavoro, è perché a me pare di riconoscere delle costanti strutturali nella retorica pubblica della comunicazione giornalistica televisiva italiana che sono specifiche dell'Italia e spingono appunto in questa direzione più potentemente che non altrove. Una caratteristica centrale, l'unica che citerò qui, è la frequenza ossessiva, direi, con cui la voce del cronista assume nel proprio testo, senza dichiararlo, quindi non citando, ma assume senza dichiararlo, le parole del personaggio della notizia. Faccio un esempio, uno o due esempi. Allora, il Papa battezza 20 bimbi nella Sistina. TG1, qualche piantolino anche fra fratellini e sorelline più grandicelli.
4 sostantivi, 4 diminutivi. Perché? Perché la mamma usa con i bambini quello che i linguisti chiamano, che ormai parlano solo in inglese, chiamano il baby talk, cioè dice su, dai la manina a mammina. E il vaticanista, per parlare delle mamme e dei bimbi, cosa fa? Prende le parole al diminutivo che la mamma direbbe nella vita di ogni giorno e così assume il punto di vista del personaggio della notizia. Altro esempio, ma appunto ce ne sono tantissimi, servizio sulle stragi del sabato sera, citazione, era poco prima di mezzanotte, la serata del sabato ancora lunga per divertirsi. Ovviamente anche questo non è oggettivo, è dal punto di vista degli sfortunati protagonisti dell'incidente che la serata doveva essere ancora lunga per divertirsi. Allora, questo tipo di effetti testuali, se leggete la bibliografia degli storici della lingua che si occupano massicciamente di questo, viene rubricato sotto la, diciamo, l'etichetta vivacizzazione stilistica, no? È il TG moderno, non è più il grigio e vecchio notiziario, dice il dirigente Rai. In realtà però ha delle conseguenze ben più profonde. Perché? E adesso devo scomodare una nozione tecnica di narratologia, perché questi effetti creano quello che si chiama tecnicamente discorso indiretto libero, come nei Malavoglia di Verga. Cioè, che succede? Il narratore prende le parole dei personaggi si nasconde la voce del narratore, che si dissolve in quella appunto dei personaggi e si crea, ancora tecnicamente si dice in linguistica, una ambiguità enunciativa. Che vuol dire però qualcosa di molto semplice, cioè il lettore, in un romanzo in cui c'è ambiguità enunciativa in una fase di discorso indiretto libero, non sa più a chi attribuire la responsabilità di quello che legge, cioè se la deve attribuire alla voce narrante, ovvero ai personaggi. Allora, la voce narrante del TG italiano fa così, e capite che questo fa un po' a pugni con l'ottica dell'informazione quarto potere. Si abitua il telespettatore ad un'informazione in cui il punto di vista si dissolve nel reale, si prende il punto di vista di tutti, delle mamme, delle vittime dell'incidente, ma anche di categorie un po' meno innocue, per esempio TG1, uccisi due coniugi a Corleone, forse avevano visto qualcosa che non dovevano vedere. E qui di chi si prende il codice? Della mafia, appunto. Veristivo qualche cosa che ho una cosa che non avevo avveriti, si potrebbe dire. Allora, anche qui il giornalista sceglie di colorire il pezzo, per colorire prende le parole di quel codice. Dunque, chiudo su questa parte, e ho parlato già per ormai 11 minuti, quindi passo subito all'ultima. Così, dicevo, il TG segnala di essere costituzionalmente incapace di svolgere la funzione di quarto potere. E se prende le parole di tutti, prende anche le parole del potente, ovviamente. Pensate all'autopresentazione di Berlusconi come amico dei potenti della terra, citazione di ritorno dal ranch dell'amico Bush, il presidente dovrà dunque, nei suoi frequenti incontri con l'amico Vladimir Putin, il presidente del Consiglio Berlusconi, eccetera, eccetera. Ovviamente non è un dato oggettivo, è un elemento di una strategia di comunicazione nel senso che abbiamo visto prima. Allora, da questa voce narrante spugna, anziché istanza indipendente, si arriva alla cessione diretta di parola con il politico in video, si arriva fino alla sostituzione materiale del TG con la conferenza stampa governativa, come è successo per quella di cui parlavo in apertura, che come ricorderete ha occupato senza preavviso in palinsesto lo spazio del TG1. Uno si sintonizza, pensa di vedere le news e invece sente la conferenza stampa governativa, difficilmente distinguibile del resto. Allora, l'avere un'informazione televisiva che in realtà è comunicazione propagandistica è un fatto ovviamente grave per una società democratica e non sembra di scorgere in Italia di oggi, almeno a me, insomma, non sembra di scorgere una resistenza efficace. Da dove dovrebbe venire questa resistenza? Da una pubblica opinione degna di questo nome, cioè dotata di senso critico. Ora, qui non c'è una ricetta per diffondere il senso critico, però uno degli ingredienti è certamente avere una buona scuola di ogni ordine e grado. E dunque, qui un flash, anzi due flash in conclusione su comunicazione e formazione. Il primo flash riguarda i mezzi di comunicazione, sui quali oggi nella scuola e all'università c'è un'attenzione, direi, molto cospicua, molto giustificata, perché le nuove tecnologie e i mezzi di comunicazione sono importantissimi. C'è però un problema, e cioè che la scuola e l'università tendono a concentrare l'attenzione su questi mezzi a scapito di altro. Specificamente a scapito di contenuti e anche a scapito del senso critico. Faccio un esempio. A me, almeno, capita sempre più spesso di sentire colleghi che fanno una conferenza che si pretende di una disciplina, di linguistica o di filologia, e che invece non è altro che l'esposizione di come funziona una banca dati informatizzata, che, voglio dire, è una cosa bellissima, utilissima, interessantissima, ma è uno strumento, è una scatola, sia pure digitale. Ebbene, noi abbiamo sempre più colleghi nell'Università Italiana oggi
che si autodeportano in campi di rieducazione virtuale, in cui disimparano a fare quello che facevano prima, i linguisti, i filologi, disimparano qualsiasi competenza specifica avessero prima, e si condannano a costruire soltanto scatole. E la cosa agghiacciante è che sono contentissimi, cioè dove hanno fallito la rivoluzione culturale cinese e Pol Pot, riesce invece la retorica della comunicazione. Tutti i professori, specialmente gli umanisti, a costruire scatole e a insegnare alle prossime generazioni soltanto a costruire scatole. L'ultimo flash, che ritorna al tema iniziale del debordare dell'etichetta di comunicazione. Debordare che, sul versante della formazione dell'istituzione università oggi in Italia, ha come prima vittima le discipline umanistiche, che si chiamano così perché, insomma, lo dice la parola stessa, sono scienze dell'uomo. Allora, se si fa un corso di laurea che si chiama, per esempio, comunicazione nella società della globalizzazione, oppure comunicazione pubblica, sociale e di impresa, questo è perfetto per studi di economia, è perfetto per altri studi applicativi. Il problema è che questi corsi di laurea, oggi in Italia, lo sapete meglio di me, fioriscono in quelle che una volta erano le facoltà di lettere, cioè le facoltà dove si faceva sapere umanistico, lo si trasmetteva. E abbiamo detto, lo dice la parola stessa, umanistico viene da uomo, se occupano quel posto le scienze della comunicazione, questo è una doppia truffa. La prima truffa è che in queste facoltà, come ha scritto bene Maurizio Ferraris in un bellissimo volumetto di qualche anno fa dal titolo Una Ikea di università, è che in queste facoltà non si fanno scienze, se ci stanno le scienze stanno un po' di straforo in maniera marginale e ancillare, si fanno tecniche che ci vogliono, certamente, ma sono sapere applicato. Se tutte le risorse vanno lì, si riduce lo spazio per i fondamenti. La seconda truffa è che le cosiddette scienze della comunicazione non possono essere la cifra del sapere umanistico per una ragione proprio definitoria. Perché? Perché la comunicazione non ci distingue dagli animali, cioè anche i cercopitechi e anche le api comunicano. Questi fenomeni li dobbiamo studiare, ovviamente, così come studiamo la comunicazione fra gli umani, per questo siamo qui oggi, ma è assurdo farne la cifra del sapere umanistico, travasando, come invece succede, risorse, energie, docenti e studenti in questo calderone delle cosiddette scienze della comunicazione. Allora, credo che un risveglio dall'obnubilamento della retorica della comunicazione sia un obiettivo socialmente desiderabile nell'Italia di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione.